Volo di 20 metri, morti in funivia. Colpo di stato in Sudan. Record assoluto di contagi dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti. Ragazzi, non so voi, ma io mi sento un po' sovraccaricato dalle notizie negative. Covid di qua, crimini di là, crisi economiche, crisi sanitarie. L'Italia non funziona, l'Italia non riesce. Sapete che c'è? Ho voglia di un po' di positività, ho voglia di un po' di leggerezza, ho voglia di apprezzare l'Italia che abbiamo e che ci viene invidiata. Che spettacolo, ragazzi! Ma che posti meravigliosi abbiamo nel nostro paese! E vi voglio portare con me in questa mia ricerca, accompagnati da lei. Io sono Gabriel, il collaboratore di Matteo, e vi do il benvenuto in questo video. Stappatevi una birra, stendetevi sul divano e godetevi il video. Buona visione. È bello. Lui è Lorenzo, il proprietario della BMW, e non la venderà mai. Ma neanche se avevo domani un figlio la venderò questa macchina. No, tu ti guarda in camera, devi parlare con me. Ah, vabbè. Lui invece è il padre, che ci ha fatto da guida, da cicerone per Guadagnolo, di cui parleremo dopo. Il vecchio è stato abbattuto da un fulmine negli anni 30, se non sbaglio. Poi c'è lei. Lei è la protagonista, una BMW E30 318 PS. Sapete, per rientrare nella mia personale definizione di youngtimer, un'auto deve essere sì iconica, sì degli anni 80-90, sì bella da guidare, ma deve avere anche un'altra particolare caratteristica. Deve essere, secondo me, stata sottovalutata ad un certo punto della sua vita. E così è successo a questa E30, che all'inizio degli anni 2000 è stata acquistata per soli 500 euro. Ma come sottovalutare quest'auto così, mi chiedo io? Con queste proporzioni auree, la prenderei e la metterei in salotto, per non parlare di come si guida. Anzi, parliamone. Guidare, quanto è bella, sto prendendo il ritmo e ci sto prendendo anche gusto. Il paesaggio poi invoglia, eh? Questa strada è stupenda, il limitatore, che ragazzetta, che nonnetta ragazzetta, che nonostante sia una nonnetta io la sento giovane. Segni le traiettorie, come Giotto, è un pennello questa macchina. Che bella, ragazzi! Che sinfonia, dici? Oddio, è una musica? Che bella! Ed è tutto moto originale, eh? Tutta originale, che spettacolo! Oh, poco sotto sterzo, quasi niente. Raccontacelo! Senti! Raccontacelo! E dici! Che bambola, ragazzi! Come ci parla? Vengo su, ragazzi.
Andiamo, baby! Oh yes, anni 80 forever nel sangue. 1990. Cazzo! Che sinfonia, che dinamicità di guida, che orgasmo. Ecco perché questa macchina è così stimata, così amata. La guidi e lo capisci. È proprio facile. Esatto. Serve solo quello. Che dire, ragazzi, mi ha colpito. Mi aspettavo che fosse una bella auto, ma nemmeno così. Tra telaio, volante, cambio, pedali, motore, ha qualcosa di speciale che in me scatena un effetto. Mi fa venire la pelle d'oca, mi fa scorrere il sangue. For the rest of our life, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want. Come cambio? Te lascio mio fratello e il cambio. In più te posso dare mio padre. Dai, forza sto cambio, padre. Venite qua. Ma i mortacci devono campare. Vieni. Arrivici a tutti e quattro, guarda. Che fate? Che famo? Che famo? Rigiustiamo le case. Guarda che quartetto, raga. Belli, eh? Belli come il sole. Meglio questo, però. Che? Tu? Che taglio! Da ste parti sono fatti così, tutti un po' matti, come me. Tesla di merda! Ecco, ho fatto male. Sei pronto? 3, 2, 1, go! La cosa che mi ha colpito quando l'ho vista oggi dal vivo è la sua bellezza estetica. Sì, sì. Trovo che sia sexy, ma sì, bella, sì. Tra le curve, agile. È vero, non ha la stessa potenza che ha la BMW M330, quindi questa potrebbe essere considerata un po' la M330 dei diversamente ricchi. Diversamente ricchi. Ma chi se ne frega, questo è un gioiello, ti stimo tanto e sono contento per te perché hai questa macchina, perché io la vorrei nel mio garage. Ma tu vai su Autoscout, dici adesso me la compro, no? Dopo la recensione. Dicevo, ammazza, ma vanno bene pure queste paragonate alla M3. Mm-hmm. Però poi scopri che costano già un sacco di soldi, hanno acquistato davvero tanto valore. Sì, sì, sì. Un 318 IS oggi in buone condizioni, sì, la trovi intorno ai 15-16 mila euro. Esatto. €15.000 per portarti a casa questo gioiellino. Che ne pensate voi? Lasciatemi un commento qua sotto e lasciate un commento dicendomi pure se vi piace questo posto. A me sembra incredibile. Si tratta di un paesino molto tranquillo, ma che di questa tranquillità ne fa proprio la sua bellezza. Non so. Sarà che mi innamoro delle piccole cose, dello scarabeo che attraversa la strada, dell'erbetta che si muove nel venticello autunnale, della lenta discesa del sole che tramonta sugli aghi di pino. Sembra quasi di non essere in Italia, ma in Scozia. Che bello il clima qui in Scozia, eh? Si sta quasi meglio che in Italia. Qua è un altro paesaggio, un altro clima proprio. Qua ti fai proprio le ossa per questo clima. Era un piacere fare questa cosa insieme a te, e perché te dai molto valore alle macchine, e soprattutto parlando soprattutto delle caratteristiche sia interne che esterne, non trascuri niente, e molto professionale come sempre, Matteo. Grazie. Azione! Passa il motorino, aspetta.
Grazie davvero, un grazie anche ai tuoi amici che ti hanno supportato, parliamone un attimo. Sì, saluto tutti i miei amici del club, amici di Amatori d'Epoca e tutti i miei amici più stretti, che saluto, un grande saluto anche a tutti voi. E anche da parte mia, Officina del Pilota, per chi non fosse ancora iscritto vi consiglio di farlo perché pubblichiamo video bellissimi, mettete un gran bel like, lasciatemi un commento e soprattutto attivate la campanella così quando carico il prossimo video, che non sarà il tuo, sarete aggiornati. Ciao ragazzi! Ciao!